Salve a tutti Blazers e benvenuti! No, no, ragazzi, cioè, figo è tutto fare l'intro qui, ma inizia a sapermi di vecchio. Devo trovare un'altra soluzione. Peraltro, ho costruito una nuova mini zona dietro la casa. Visto che siamo su una montagna invernale, ho pensato che fosse carino riscaldarsi ogni tanto con una bella zona idromassaggio all'aperto, riscaldata da un pratico braciere con delle sdraio per quando arriverà il periodo estivo e una bella vasca idromassaggio come quella in casa, però in questo ambiente quasi paradisiaco. Ora sì che è tutto nuovo, quindi ragazzi vi do il benvenuto nella Let's Go Pixelmon. Benvenuti in questo nuovo episodio della Let's Go Pixelmon. Vi piace la nuova area per l'intro? Vi rendete conto che ho fatto questa roba solo per fare le intro in un posto nuovo? Non so più come farle le intro, quindi ho cambiato tutto e adesso abbiamo un posto nuovo per le intro. Se vi piace, lasciate un like al video. Comunque ragazzi, il like lo dovrete lasciare in realtà per quello che andremo a fare in questo episodio, perché come sapete abbiamo completato tutte le palestre e oggi andrò a sfidare la prima palestra, la mia prima palestra, perché ragazzi andremo a sfidare la palestra di quel megalomane di Federic, che come ha fatto una casa gigante ha fatto una palestra gigantesca. Sembra un mausoleo, lo vedrete tra poco. Ragazzi, andremo a sfidarlo per cercare di prendere la prima medaglia che ci tornerà utile un giorno per sfidare la Lega, che è da quella parte ma è troppo distante, quindi non si vede da qui. Prima di fare ciò, ragazzi, vi dico un paio di cose. Ho scoperto dai vostri commenti che l'oggetto cosplay Pikachu va usato su un Pikachu femmina. Non ne capisco il senso, perché è un Pikachu luciador, me lo immaginavo maschio. Comunque a fine puntata proviamo a catturare un Pikachu femmina e proviamo a usarlo per vedere se funziona. Vi voglio anche dire che i miei Pokémon che vedete qui della palestra, in questo caso, sono stati tutti settati con il moveset e li vedrete in azione nei video degli altri principalmente. Qualcuno lo useremo per le nostre sfide. Avevano subito dei bug, ragazzi, questo è il problema, si erano buggati. Quindi mi sono fatto aiutare da Dani, che mi ha anche aiutato con il moveset per risettare tutto per bene. Quindi se vedete qualche cambiamento è per quello, e adesso sono tutti sani. E prima di andare a cercare Federic per la sfida, vi dico anche che se premiamo N, adesso abbiamo un sacco di esperienza, sia per il tipo lotta, sia per il tipo psico. 11.000 di esperienza. Perché? Perché erano spawnati un Groudon e un Necrozma prima di questa puntata, io li ho sconfitti in modo da ottenere un sacco di esperienza, perché i leggendari ne sbloccano davvero tantissimo. Tra l'altro mi era spawnato anche un Genesect, ma non ho la più pallida idea di dove sia. Nel caso lo dovessi riacchiappare, vi farò vedere che droppano i leggendari un sacco di queste monete, tra virgolette, utili per le carte. Quindi appena troverò il leggendario, proverò a batterlo, perché ci accumuliamo davvero un sacco di monete e torneranno molto utili per i nostri booster pack. Non perdiamo tempo e andiamo a cercare Fede. Allora, svolazziamo verso casa di Federic e proviamo a cercarlo. Probabilmente ci starà già aspettando nella sua palestra. Eccoci alla palestra di Fede. Come vedete, la sua palestra, almeno l'ingresso, è l'enorme bocca di un Gyarados rosso. E noi dovremo entrare lì dentro. Allora, giriamo il ponte. Già lo sto vedendo che è lì che ci aspetta. Perfetto. Ok, eccoci qui. Fede. Ciao, Fede. Salve. Salve, sono venuto a sfidarti. Tu sei il primo che viene a sfidarmi. Esatto, sono il primo, quindi non so neanche bene che cosa mi aspetta. E non hai un po' paura di questo? Ho un po' paura, perché devo dire che ho cercato di informarmi, non ho voluto vedere i tuoi video per non spoilerarmi le tecniche, però non ho trovato stato dei tuoi Pokémon, quindi c'è un po' questo mistero. Però hai il tipo acqua, giusto? Esattamente, cioè si vede, no? Beh, direi di sì, dai. Allora, vuoi il tour della palestra o lotta diretta? Meglio dire di fare un girettino. Intanto accompagnami all'interno, dai. Fai tu allora, di casa. In realtà, sì, per esplorare un po' la mia palestra, dovresti andare giù di là. Qui. Ok, giù di là dove? Sì, di qua, qui? No, qua mi fermo io. Ah. Tu devi percorrere la pancia di Gyarados, l'intestino. Ok, quindi ci vediamo dall'altra parte. Secondo. Esattamente, quindi percorri ed esci direttamente dal culo di Gyarados. Cioè, siete tutti fissati con sti culi nelle palestre. Anche Tano ha fatto una roba. Però lui devi entrare da lì.
no, da me devi uscire, capito? Capisci il significato, perché, capito? Okay, tu esci da là e quindi sei, capito? Vengo digerito da Gheridos. Esattamente. Ottimo, mi sembra giusto. Va bene, allora percorre il corridoio. Ti aspetto dall'altra parte. Ottimo. Allora, ragazzi, qui siamo più o meno all'altezza dell'intestino tenue, forse. Non lo so. Ora scendiamo nel crasso. Non me li ricordo gli intestini, va bene. Quindi usciamo dalla coda di Gheridos e... ragazzi, qui c'è una mega scalinata. Allora, io vedo già Fede. Fede, salve. Oh. Eccoti lì. Lunga? Allora, prima di sfidarci, ti chiedo un attimino che vado a preparare la squadra, va bene? Vai, 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 prego. C'hai un PC là sotto. E ho anche visto che lì sotto una macchina per curare i tuoi Pokémon. Allora, che squadra usiamo contro il buon Federic, che ha una palestra di tipo acqua? Non facciamo tutti i Pokémon super efficaci, perché sarebbe un po'... poco divertente, però cerchiamo comunque di giocarcela, quindi io direi di tenere loro tre. Non è un team, diciamo, testato, ok? Però abbiamo un pochino di Pokémon efficaci, un pochino di Pokémon... ci sta, ci sta. Allora, Fede, sono pronto. Sei pronto? Dovrei essere pronto, sì. Sono molto eccitato questa cosa, non lo so. Io sono un po' preoccupato perché non so cosa aspettarmi. Però sì, neanche tu sai che cosa ho messo dentro, quindi. No, infatti sarà una sfida divertente. Ok, ok, bene, Fede. Allora, il campo è laggiù, vedo. Oh yes. Quindi, dai tu il via, suppongo. Sei pronto? Sono pronto io. 3, vai, quando vuoi. 2, 1, laggiù in fondo, vai. Attenzione. Vai, ce la fa? Ce la facciamo a prenderli lì giù? Sì. Aspetta, metti testa là. Allora, Fede, visto che i nostri Pokémon non si stanno simpatici, obblighiamoli proprio a stare vicini, che ne pensi? Sì, anni e anni di costruzione per una palestra e poi manco funziona. E poi i Pokémon non si vogliono ingaggiare, mannaggia loro. Mannaggia loro. Dai, vai, siamo pronti. Quando vuoi, però. Sì, siamo pronti. Dai, 3, 2, 1, let's go! Eccoci qui, ok. Perfetto. Ci siamo, baby. Allora, tu mi hai mandato questo Pokémon che è un pochino infamello. Già. L'ultima volta mi hai affrontato con quel Toxapex. Lo so, infatti so che te lo ricordi. Abbiamo fatto una sfida nel suo video. E io avevo usato una tattica. Che me la chissà ricordo. Se la userò di nuovo o se ti sorprenderò. Vediamo chi... Ok. Io intanto ho messo le punte. Lui non può essere avvelenato, suppongo. No. Proviamoci, dai. Non è andata... Perché contro di te non mi vanno a segno le mosse? Perché? Me lo vuoi spiegare perché non è andata a segno? Perché sono un grande allenatore. Ma non... Che senso ha? Va bene? Ok. Allora, ragazzi, qua dobbiamo iniziare subito a far sul serio. Aia! Ah, Decidueye, vai. Allora, io direi di andare proprio scialli così. Vediamo quale sarà la sua mossa. Decidueye... purga tantissimo. Decidueye purga, sì. Purga, ma proprio tanto. Soprattutto tanto. Su Gastrodon. Mamma mia, se purga. Quindi mi aspetto un cambio tattico qua. E se io avessi predetto il cambio? No, tu non hai predetto un bel niente. Vediamo, chissà. Vediamo un po'. Sto pensando perché... qua ogni mossa è decisiva, eh. Fidati, ogni mossa è decisiva, sì. Ogni cosa è veramente decisiva. Vediamo così. Ah, Cloyster che viene avvelenato e subisce tantissimo. Mamma mia. Ok, subisce un sacco davvero. Mamma mia, non so nemmeno chi è più veloce, mi sa te però. Mi sa che Decidueye è più veloce. Lo so che è più veloce. Qua c'è da scommettere, perché se sei più veloce te potrebbe essere un problema. Io questo me lo sono fatto com'era. No. Mi sa allora di no. Io faccio... Io? Più veloce Cloyster, sì! Che però cade anche lui. Genolancia, funge. Mannaggia a te. Incredibile. Mannaggia. Non so come te. Hai fatto il tuo Decidueye. Così? Vai di Archeo risveglio? Esattamente, Eren, esattamente. Mannaggia a te. Adesso anche ora è tosta però. Sì. Allora. Vediamo un po' cosa posso fargli. La visuale mi si era buggata un sacco. Niente, io ci vado di questa, per forza. No, Madonna! Dai, vorrei giocarci le Mio, mi hai portato un Zapdos, sei portato?
Cosa devo fare? Tu hai ragione, leggendario contro leggendario. Esatto. È onesto. Esatto, sì, però adesso tu avrai la mossa della vita. Una mossa ce l'ho, però non lo so, vediamo. Zanzara in giro, io che mi sta attaccando anche. Madonna. Mannaggia te! Ma non toglie niente! Ma stiamo scherzando, grandissimo Fede. Kyogre. Ma stiamo scherzando? Zii. Ma com'è possibile che non gli ha tolto nulla, tuono shock? Perché il mio è potenziato in difesa speciale. Ho capito, ma dai! Dai, insomma, che attacco farai? È ovvio. Yes! Fede, qua abbiamo un problema, però. Io mi gioco il Mega Pokémon a sto punto perché non ho scelta, però tu hai Ice Beam, quindi me lo shotti. No, il tuo è anche di tipo... Ghiaccio. È anche di tipo ghiaccio. Questo è quello che mi può dare più problemi al mio Kyogre. Ma speriamo che ti dia qualche problema, perché ha un po' rotto le palle il tuo Kyogre. No, hai ragione, cavolo. Perché su quel coso un per 4 fuoco non sarebbe male, però il mio Kyogre fa un po' schifo contro... Vabbè. Ci mega evolviamo, ragazzi. Perché il tuo poi è un tipo ghiaccio adesso, Kinder Drago. Ci mega evolviamo. Però sono curioso di sapere che mosse ha, perché sto coso è... Cosa fa male? Già, Madonna santissima. Vediamo un po'. Sì. Quanto li levo con Drago Pulse? Vediamo un po'. Niente. Dai, fuori. Madonna mia. Ci siamo tolti uno, meno male. Madonna mia, cos'è che hai fatto? Tapu Fini. Esatto. Santo cielo. No, dai, non così cattivo, porca miseria. Top. Va bene. Non così cattivo. Vediamo cosa combini. Ok. Yes. Incominciamo a fargli un po' di danni, va? Ok. Mannaggia! Via Tapu Fini. Un altro leggendario, Fede. Tra l'altro. Vero? Quanti ne hai? No, due leggendari. Ma quello serviva soltanto per mettere schermo luce e riflesso, figurati. Non fa niente quel coso. Maledetto. 200.000 leggendari. Adesso o la va o la spacca con questo. Perché loro non sanno che mosse ha il mio Pokémon. No, io non so nulla. Loro non lo sanno ed è un problema. Perché ha tutte mosse da mezzo danno al tuo. Cioè non molto efficaci. A parte una che però non so quanto possa levarli. Infatti non leva niente. Eccolo. Oh, mamma mia, bomba ragazzi. Snow. Lo sapevo, ragazzi. Grande. Qua è un casino. Dai che ce la ribalti a Bomasnow. Andiamo. Ah. Oh, ci tiriamo giù Archeo Kyogre. Mamma mia. Gastrodon. Ok, che siamo full. Vai a Bomasnow. Troppo forte. È arrivato Gyarados. Gyarados mi spaventa. È forte il tuo. Niente. Gyarados secondo me ha qualcosa di infame. Potrebbe avercelo, ma come fa a recuperare tutta quella vita il tuo? Cos'è che ha? Ha gigassorbimento, zio. Gigassorbimento? Sì. Porca sì, miseria! Sì. Niente. È un tank con gigassorbimento. Proviamo così. Ragazzi, con quel gigassorbimento non me l'aspettavo. Che si mega evolve. Infatti, vedi, Kyogre ero in vantaggio, però secondo adesso... Secondo me tu hai qualche mossa infame. Male. Yes! Mamma mia. Quanto leva con giga assorbimento, cioè incredibile. Cioè praticamente io ero spacciato. Sto facendo tutto con un Pokémon solo. Cioè mi hai battuto. Raga, cioè a Bomasnow ha salvato la giornata. Cioè a Bomasnow. Mamma mia. Cioè non è possibile, veramente. È abominevole. Porca miseria, io lo sapevo che quello... Avevo un altro Pokémon con una mossa... Che poteva, se mi battevi a Bomasnow, ti potevo fregare con l'altro Pokémon. Sì, non te l'ho detto. Vuoi sapere troppe cose. Farà parte della mia palestra. Visto che tu mi verrai a sfidare, sì, sappi che potresti incontrare un Pokémon jolly che non hai visto. Allora, prossima volta vengo io. Questa domenica vengo io. Per ora, veramente, non me l'aspettavo che ci avessi quella Bomasnow. Sì, ma cioè, tu mi hai fatto temere il peggio con Archeo Kyogre. Cioè, pensavo fosse fatta. Allora, invece, no. Perché a me mi mancava una mossa. Una mossa sola su quel coso l'avrei disintegrato.
Ha disintegrato è dir poco. Vabbè, è andata così. Fede, guarda, io credo che tu mi devi dare qualcosa. Guarda, sto ancora rosicando perché se solo avessi avuto quella mossa... Cose guarda, che capitano. Guarda, zii, che se io c'avevo bastava una mossa ed era finita. Fede, vabbè. mi spiace. Niente. Buon capo palestra. Esatto. Mi devi qualcosa ora. Beh, diciamo che io non ti devo niente, te la devi cercare. Ah, me la devo cercare? Eh sì. Ah, questo ne avevo sentito parlare, è forse nascosta qua sotto? In realtà questo giardino ha un solo scopo, nascondere la medaglia e tu la devi trovare. È la okay. Seconda sfida. Te la sei cavata bene, ti faccio i complimenti perché grazie. È tanta roba. E mi sa che ho trovato la medaglia, è forse questa? Esatto! Top. Medaglia cascata, giustamente. Sei contento? Bene, il primo passo verso la Lega lo abbiamo compiuto. Allora, io ti ringrazio per questa sfida, Fede. Bella palestra, ovviamente. Puoi inserire un tuo Pokémon con lo scalpello qui, con scrivere il tuo nome... Con il cartello. Ottimo. Hai tu il... Cioè lo devo fare ora? Hai no, no, lo devo fare io. Ah, ok. Però devi darmi le indicazioni. Devi dirmi cosa devo mettere. Io metterei assolutamente Mega Boma Snow. Lo mettiamo piccolino però perché qua. Sì, perché sennò non ci sta, mi sa. Ok, ragazzi. Che sudata questa sfida. Raga, quando ho visto Archeo Kyogre ho temuto il peggio. Tra l'altro due leggendari. Era una palestra tostissima. Ma come avete visto, il nostro caro Bomasnow, che è uno dei Pokémon che mi piace di più e non per altro, è una vera bestia. Poi la Mega Evoluzione è fighissima e ci ha salvato il culo, letteralmente. Ora, invece, per concludere la puntata, dobbiamo sistemare l'altra faccenda, perché nella foresta vorrei trovare dei Pikachu, e questa volta un Pikachu femmina, in modo da insegnargli il cosplay, da indossargli il cosplay, in realtà. E qui, stai un po' fermo, te... Femmina, ottimo. Ottimo, Ultra Ball tattica e ci siamo, credo. Sì, ok, perfetto, l'abbiamo preso. Ora, vieni qui Pikachu, non scappare. Se io ti do questa, non fa niente. Te la do così. No, penso che non fosse per questo. Probabilmente la funzione ha dei buggettini. Come sempre, quelli della Pixelmon aggiungono un sacco di cose fiche e poi le aggiungono buggate. Ragazzi, ci vediamo mercoledì con il prossimo episodio. Devo ancora decidere cosa fare. Ma considerate che abbiamo un sacco di argomenti da trattare. Possiamo addirittura fare uno dei nuovi minigiochi. Possiamo dedicarci agli spacchettamenti, alle catture. Non lo so ragazzi, ci sono davvero un sacco di cose da poter fare. Magari se volete nei commenti indicatemi che cosa vi piacerebbe vedere. Detto ciò ragazzi, noi ci salutiamo. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.